Era il giorno che tutti i tifosi del Chelsea sognavano da tempo e che temevano non sarebbe mai arrivato, soprattutto dopo la sconfitta di Mosca di 4 anni fa. Ma questa volta la lotteria dei rigori è stata favorevole ai Blues, che grazie alla vittoria sul Bayern Monaco hanno potuto festeggiare la prima Champions League della loro storia. È la prima volta che una squadra di Londra diventa campione d'Europa. Era da tempo che attendavamo questa vittoria, dice Frank Lampard, ed è stata la serata più bella della nostra carriera. Siamo felici di poter essere qui a festeggiare con tutti i tifosi. È straordinario, grazie a tutti. Questa è la miglior squadra al mondo. Una vittoria storica per il nostro Roberto Di Matteo, che è riuscito a centrare un traguardo sfuggito a tutti i suoi più illustri predecessori, da Claudio Ranieri a José Mourinho, per finire con Carletto Ancelotti. Tutti i tifosi dei Blues hanno chiesto a gran voce la sua conferma. Da parte sua, il Chelsea si è limitato a dire che l'ex giocatore laziale è tra i candidati per il posto di allenatore il prossimo anno. Sentiamo le parole di gioia di Di Matteo. Abbiamo aspettato a lungo per poter festeggiare oggi, è una giornata fantastica per il Chelsea, siamo campioni d'Europa. Un altro che potrebbe lasciare i Blues a fine stagione è Didier Drogba. L'attaccante ivoriano è stato protagonista nel bene e nel male della finale di Monaco di Baviera. Suo è stato infatti il gol del pareggio negli ultimi minuti dei tempi regolamentari, a cui ha fatto seguito però un ingenuo fallo da rigore nei tempi supplementari. Dopo l'intervento decisivo di Cech sul penalty di Robben, Drogba si è riscattato segnando il rigore decisivo e tutta la squadra sembra essere con lui. Sentiamo John Terry. Visibilmente imbarazzato l'ivoriano. Ma per Fernando Torres si è trattata di una vittoria un po' amara. Il centravanti spagnolo era infatti rimasto deluso per essere partito dalla panchina, subentrando solamente nel finale al posto di Kalou. Inoltre pare che Di Matteo non si fidasse di lui, escludendolo dai 5 rigoristi finali. Ma i capricci del Nino poco importano ai tifosi del Chelsea, che possono festeggiare un successo atteso da una vita.